È una mostra che noi apprezziamo sempre molto per la sua importanza, per il fatto che ogni anno è sempre più attrattiva di visitatori e per il fatto che oltretutto si rivolge a un comparto importante. Quest'anno oltretutto c'è anche un riferimento più specifico alla cosiddetta mobilità sostenibile, per cui si parla anche di elettrico, di moto elettriche, cosa che va nella direzione anche voluta da questa regione con le iniziative, per esempio, che abbiamo presentato alla Bovisa, dove c'è questa integrazione fra il ferro con una serie di opportunità di circolazione elettrica, moto, biciclette, monopattini, ecco. Credo che sarà sicuramente una bella manifestazione. Sì, mobilità elettrica, mobilità sostenibile, libertà di movimento, tecnologia, anche il settore automotive, è un settore che in questo momento arranca un po' a causa della crisi europea, in realtà grande iniezione di tecnologia per vincere la sfida economica. Quindi tradizione insieme a tecnologia e innovazione che possono farci vincere anche la sfida economica sul nostro territorio. Complimenti, perché questa è una delle manifestazioni più seguite in assoluto a livello internazionale.